Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un fangame molto speciale. Stiamo parlando infatti, come potete vedere, di Pokémon Apex, un gioco Pokémon basato sul tema horror. Ne avete visti altri sul mio canale. Questo però sarà molto particolare, nel senso che a parte essere un alfa, a quanto pare sembra essere veramente, veramente ben fatto. Quindi non perdiamo ulteriore tempo, iniziamo subito. Vi invito a lasciare un like, anche se i like sono buggati, a commentare e iscrivervi al canale, mi raccomando. E niente, direi di iniziare subitissimo. One more font used in this game, do not exist in... Ok, va bene, non abbiamo alcuni font, ma potrebbero esserci dei problemi riguardanti, diciamo, i testi. Nuovo gioco. Allora, devo innanzitutto capire, ok, con la C si inizia. Ok, sviluppato da Tizio Caio. Benvenuto in Pokémon Apex. Direi no info needed. Direi regular setup farei. Ok, forse possiamo creare addirittura il nostro personaggio. Sono così stanco. Riesco a malapena a pensare. Quale sono? Vabbè, un ragazzo. Se solo potessi ricordare il mio nome. Ok, il nostro personaggino, quel coso lì. Ah, che bello, possiamo inserirlo così, che figo, dalla tastiera. Quindi creepy. Eccoci qua. Quindi sono creepy. Praticamente questo nostro personaggio sembra avere un'amnesia. Ok, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Quindi sono creepy, sì. Non voglio svegliarmi. Comunque, stavo dicendo che questo gioco qua io non lo conosco, quindi non so assolutamente cosa sto andando a fare. Forza, è il momento di svegliarsi. E arriva nostro padre che ci sveglia, credo. Ok, con quale musichetta? Sento malapena la mia voce. Ok, ci siamo svegliati. Per ora sembra un gioco normale. È il desktop di papà. Non dovrei navigare, ma proviamo. Inserisci la password. Ah, ok, perfetto. È protetto, quindi non possiamo. Ok, sembra essere interessante la cosa. Esploriamo un pochino. Ho sempre tempo per giocare a Donkey Kong. Ah, il tempo è sempre buono per giocare. Ok. Benissimo, Madonna, che giocata incredibile. I compiti dell'altra notte, perfetto. Quelli che non ci sono mai sulla scrivania mia. Ok, siamo scesi e c'è nostro padre. Se sto urlando un po' è perché c'è la musica che mi sta coprendo la voce. Ehi, creepy, sono felice che tu ti sia svegliato. Ascolta, ho fatto un po' di colazione prima di te. Ah no, ho preparato della colazione per te prima che tu vada a scuola. È tutto disposto sul tavolo. Non fare tardi oggi, per piacere. Grazie, papà. Oh, perfetto, ci ha dato le scarpe da corsa. Ottimo, grazie mille. E corre anche abbastanza fluidamente. Quindi immagino di dover mangiare a sto punto. Però l'hamburger non me lo posso cuccare. Ok. Ah, perfetto, abbiamo mangiato sto coso qua. Per ora ha veramente poco dell'horror. Però, leggendo la descrizione, ho scoperto che sembra che... Ah, ok, immagino di dover uscire. Niente, leggendo la descrizione di questo fangame ho letto appunto che c'entra molto l'horror. Madonna, che volume incredibile. Allora, fatemelo abbassare un attimo, poi al massimo lo alzerò nell'editing. Ma qua, signori miei, non ci capisco assolutamente nulla. Ok. Mi sono perso una transizione perché c'è tipo un cantiere. Ok, case, a caso. E schermo nero, ottimo. Bene, questa qua è la nostra città. Guardate che bella la ombra. Se non sbaglio, c'era la stessa cosa in Pokémon Z Omicron. Anzi, sembra fatto quasi dagli stessi autori, sinceramente. Perché le musichette sono le stesse. La grafica dell'ombra è la stessa. Quindi, carina come cosa. Allora, prima abbiamo provato ad andare da una parte e non ci hanno fatto andare. Parliamo un po' alla gente. Ho buttato una monetina nella fontana per esprimere un desiderio. Ma è bravissima. Ora penso di rivoler la mia monetina, giustamente. Ok, immagino che questa qua sia la school, esattamente. Perfetto, entriamoci a sto punto. Ho lezione di inglese alla prima ora, quindi immagino di dover andare alla classe del signor Barnes. Burns sarà qualcosa del genere. Qual è la classe del signor Barnes? Non si sa. Ok, ho scoperto come funziona pure il menu, perfetto. Mr. Barnes English, ok, perfetto, immagino sia questa. Siediti. Ok, perfetto, ci stanno cazziando perché siamo arrivati in ritardo, in sostanza.
alla nostra, la metafora della morte nell'Amleto di Shakespeare. Perfetto, sono pure argomenti che sto trattando io a scuola. Quindi, come potete vedere, Shakespeare utilizza Amleto. Non ho letto, maledizione. Ok, immagino che questa qua, questa transizione qua servisse per dire che la lezione è finita. E non riesco a leggere, sono troppo veloci sti maledetti testi. Ok. Cos'è successo? Oi, oi. Creepy, oh cazzo. Mi sa che sta per iniziare lore. Io spero che non ci siano jumps. Ok, ah, forse era tipo una visione. Creepy, non ti addormenterai nella mia classe. Non ti sarai mica addormentato. No, no, signore, per niente. E gli studenti che sghignazzano. Allora non dovresti avere difficoltà a dire alla classe che cosa Amleto exclaims upon holding the... non lo so, Amleto sinceramente non l'ho ancora fatto e non riesco neanche a tradurre. La campanella che ci salva, come in ogni scuola. La classe, la lezione è terminata. Non dimenticatevi di leggere l'atto finale dell'Amleto stanotte. Creepy, mi aspetto... Ah, per domani mi aspetto per prima cosa la domanda, la risposta alla mia domanda. Ma che diavolo è successo? Bella domanda. Non ditemi che sta succedendo di nuovo. Ok, siamo usciti? Ok, e dobbiamo tornare a casa. Perfetto, già abbiamo iniziato a vedere che, minchia, abbiamo avuto un incubo incredibile. Comunque non so sinceramente quanto... Mia madre? Sì. Ah no, questo qua è il rivale, è Heather, perfetto, tipo quella di A Tutto Reality. Com'è andata la lezione? Sono andate abbastanza bene. Mr. Barnes era grilling, non so bene cosa voglia dire. Immagino tipo mi ha tartassato, una roba del genere. Penso che fosse seccato dal fatto che mi sono balzato un po' alle sue lezioni, tipo una roba del genere. Sinceramente non lo so, è un linguaggio abbastanza complesso, non me l'aspettavo. Ah no, penso che si sia seccato perché stavo dormendo. Ok, perfetto. Sei stato sveglio tutta la notte a giocare? No, ero semplicemente molto stanco. Non riesco a spiegarvelo, ma è successo qualcosa. Sembra che tu abbia qualche diavolo per capello. Non lo so, raga, è difficile tradurre sta roba, mamma mia. Ho un compito per te. Vieni più tardi e potremo giocare a dei giochi, ok? Va bene, però ora immagino di dover entrare in casa. I personaggi, non, cioè non il nostro, ma gli altri... Ah, ok, dobbiamo prendere gli appunti di papà che stanno sul tavolo e portarglieli al laboratorio. Perfetto, questa qua era la nostra casa, sì, eccoli qua i nostri appunti. Ci sono gli appunti di papà, perfetto, presi e direi di andare. Madonna raga, qua è veramente difficile da tradurre, non me l'aspettavo. E per ora dell'horror, a parte quel sogno lì, non c'è nulla. Infatti, immagino di... esatto, ho sbagliato tutta la vita. E però il laboratorio quale sarà? Ok, questo qua è il Bean Builders, che spero che facciano un edificio un po' più velocemente del vecchietto di Aranciopoli, sinceramente. Però, sinceramente, non so dove si trovi il laboratorio. Ah ok, perfetto, posso solo compenetrarla sta porta, non posso entrarci, perfetto. No problems. Ah ok, va bene. Ok, ok, lo so che non posso entrare, sto solo cercando di capire dove diavolo devo andare. Forse di qua a sto punto, prima ci ho bloccati. Sì, mi sa di sì. Direi che potrebbe essere questo. No, non il menu però, mannaggia a te. No, questa qua è la broadcasting. Madonna, è troppo grande sta città. Madonna, io sono abituato. Cavolo, nelle prime città, raga, sono abituato. Sarà questo a sto punto. Sì, cavolo, sono abituato alle prime città che ci sono tre case. Adesso mi trovo qua a Burdel. E ho degli appunti per mio padre. Però non ti devi bloccare, gioco mio. Ah, ok, mi devo segnare. Cioè devo firmare. Ferma su questo foglio e mostrami la tua identity card, tipo. Ok, dovresti poter andare, vai pure. E perfetto, adesso però ora che trovo mio padre fanno prima ad arrivare le calende egizie. Allora proviamo a entrare qua dentro.
Vediamo se non riesco a... eccolo, sei tu. Tra l'altro questo qua, raga, se non sbaglio, era quello tipo della Poké TV in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Intanto gli diamo i nostri appunti. Non c'è problema, papà. Lui è mia madre, quindi siamo stati vittima di un divorzio, in sostanza. Voglio solo dirti che sono orgoglioso di te. Perché sei diventato così sentimentale tutto ad un tratto? Non lo so. Immagino che mi sia accorto di quanto tu sia cresciuto e di quanto tu sia... come averti cresciuto abbia portato le lacrime ai miei occhi. È una roba da genitori. Lo capirai un giorno. Quando avevo 6 o 7 anni i miei genitori si sono divorziati. Ah, ok, questo qua è tipo un discorso che fa il protagonista per spiegarci un po' la cosa. Non mi ricordo molto di mia madre. Oltre al fatto che mio padre si curava molto di lei. Non so perché si siano lasciati. Papà non ne parla molto. Il più delle volte si seppellisce nel mezzo del suo lavoro. Ma questo è successo 11 anni fa, quindi noi siamo maggiorenni praticamente. Ah, ok, devi andare da Heather, perfetto. E allora andiamoci da Heather. Comunque, ragazzi, non so sinceramente se vi metto una sidebar per questo gioco, perché se deve essere legato all'horror, secondo me non ha molto senso mettervela, in quanto per farvi godere di più il video dovrei appunto farvi vedere lo schermo intero. Comunque. Allora, entriamo qua dentro e dovrebbe esserci da qualche parte Heather, che sia quella lì. Vediamo un po'. Ah no, ok, Heather è di sopra, perfetto. Non la riconoscevo, scusatemi. Stavo dicendo, non ha senso, però per ora di horror non ci vedo molto, quindi sicuramente, dalla descrizione ho letto, sicuramente che è un gioco dedicato a un pubblico un po' più maturo. Sei in orario, ho appena finito, sei arrivato, no, che tempismo perfetto, eccola qua l'espressione italiana. Ho appena finito i miei compiti di oggi, perfetto, io non ne avevo molti, ma ho dovuto correre da mio padre. A cosa vuoi giocare prima di tutti? Ho Smash Bros, ok, perfetto. E quindi mi sa che giocheremo a Smash Bros. Faresti meglio a non piangere quando ti prenderò a calci in culo. Non permettiamo bambini frignoni in questa casa. Ah, volevi! Questo qua vuol dire proprio esattamente... Questo qua è presa da zebra, raga. You wish, volevi. Vedremo chi sarà il bambino frignone. Ok, transizione classica. C'è la musichetta di Oro Argento, di Smeraldo, tipo. Ma cosa? Ah, che... com'è avere entrambi i tuoi genitori in giro? È normale, penso. C'è quasi sempre qualcuno in casa. Ma in qualunque momento dovessi finire nei guai, I get a lecture, che non so cosa sia. Ah, mi prendo una lezione, una roba del genere, non lo so. Sia da mamma che da papà. Perché me lo stai chiedendo tutto ad un tratto? Stavo parlando con mio padre prima e... He got all happy on me, che non so cosa sia. Perdonatemi, ma non ho una conoscenza così ampia dell'inglese. Mi ha fatto pensare a mia madre, ok. Non mi ricordo molto di lei, ok. Ok, va bene, nel modo che aveva di interagire con le altre persone. Ah, ok, tutto quello che mi ricordo di lei è la sua camminata. La sua camminatura, citando qualcuno. In più, la cosa non mi ha mai colpito prima di adesso, prima di oggi. Ma non ho mai saputo che cosa volesse dire veramente avere due genitori vicino a me.
Siamo sempre stati semplicemente io e mio padre. Non fraintendere, io amo mio padre. Lavora così tanto per mantenerci entrambi. Spesso, qualche volta penso che lavori anche addirittura troppo. I guess it just feels like sometimes there's a part of me that is. Penso che si senta come se qualcosa, come se qualche volta una parte di me che manca. Non ho capito sinceramente il senso di sta frase. Non so cosa scaturirà tutto ciò. Forse semplicemente alcuni pensieri che mi hanno colpito, immagino. Ti capisco. So che deve essere stato difficile per te. Voglio dire, non è così male. Semplicemente ogni tanto mi fa pensare. Comunque, grazie per avermi ascoltato. Scusami per averti annoiato. Non è un problema. Sono felice che tu me l'abbia detto. Siamo stati amici per quanto tempo? Sai che puoi contare su di me. Grazie, Eder. Questo vuol dire molto per me. Beh, se vuoi fare qualcosa di figo, e dimenticarti tutto ciò, ho un'idea. E qual è questa super fantastica idea? Ok. Abandoned house. Perfetto. Già il fatto che mi parli di abandoned house. Ok. Devono andare nella casa abbandonata. E già la cosa si fa interessante. Però, signori miei, dato che the coast is clear, ok, stiamo. Ok, eccola lì la casa abbandonata. Oddio. Stavo dicendo, lo faremo ovviamente nel prossimo episodio, perché altrimenti vi perdete tutto il succo. Quindi questa è stata un po' l'introduzione. Penso che nel prossimo episodio arriverà veramente la parte potente, insomma. Ma no. Basta però. Posso muovermi adesso? Sì, ok. Signori miei, io spero che questo. Io ho paura, sinceramente. Ok. Spero che questo primo episodio di Pokémon Apex vi sia piaciuto. Se così, vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate anche dei social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.